Ciao a tutti, benvenuti e bentornati al mio canale. Oggi sono qua con un tag che si chiama Gourmet. In totale sono 8 domande, più la nona che è un tag che voglio taggare. Ho trovato questo tag sul canale YouTube di Sebastiano, Sebastiano Fame di Libri. Vi consiglio di andarlo a seguire. Inizio con la prima, che è Lasagna, un libro stratificato, ricco ed intenso. E io vi mostro lui, Non dimenticarlo, di Luca Contato. Questo è veramente bello, trovate la recensione su Instagram e anche qua, sul mio canale, edito dalla AUG. Poi, 2, Carbonara, un libro che ti ha lasciato addosso una sensazione così piacevole da volerlo rileggere. E io vi mostro lui, ce ne sono tante che vorrei rileggere, ma io ve ne mostro uno che è La rivincita della Parigina di Diego Zapaterna, edito dalla You Can Print. Poi, 3, Polpettone, un libro ricco di personaggi, eventi e situazioni da far girare la testa, ma che nonostante tutto ti è rimasto nel cuore, seppur un po' pesantuccio. Allora, tolgo il pesantuccio, ma per il resto rimane quello. È La rinascita della terra di Antonio Maddaloni, perché questo è ricco di eventi e situazioni che il protagonista perché passa da un continente all'altro, da una città all'altra. E anche questa trovate la recensione su Instagram, l'ho preso al Salone Internazionale del Libro l'anno scorso ed è anche autografato dall'autore, edito dalla Dialoghi. Poi 4, Panzanella, un libro semplice da sapore di altri tempi con personaggi genuini, insomma un intramontabile. Questo l'avrete visto più di una volta ed è lui, Cattivi ragazzi di Marco D'Abruzzi. Questo libro mi ha fatto vivere molto gli anni 90, fine anni 90, inizio 2000, è della casa editrice Idea e anche questo è autografato. E anche questo trovate la recensione su Instagram. Poi 5, Muffin al cioccolato, un libro breve, simpatico e veloce da leggere. Allora, anche in questo caso tolgo il simpatico, ma è un libro breve e veloce da leggere perché è in mezz'ora circa, neanche, lo si legge, ed è lui, Il cavaliere senza corpo di Bella Richmond. Questo ha 38 pagine, non arriva neanche a 40. Poi 6, Polenta, un libro che è stato capace di scaldarti e di intrattenerti per diverso tempo. Allora, è in verità un libro corto ed è questo qua, Gattaland di Fabio Suraci. Questa è una storia vera perché narra, anche se non ci sono i nomi originali, ma è tratto da una storia vera perché parla di come è nata l'associazione L'Oasi Felina Gattaland a Gallarate. Poi 7, Tirami su, un libro che ti ha subito entusiasmato dalle prime pagine e che ti ha tenuto sveglio per il finale. Non mi ha tenuto sveglia per il finale, ma mi è piaciuto molto. È Teddy di Jason Rekulak, edito dalla Giunti. Al suo interno ha anche delle immagini, dei disegni più che altro, e questo. Comunque durante la lettura ce ne sono vari di disegni. Poi 8, Arancina, un libro che dalla copertina ha dato certe vibes, ma leggendolo si è rivelato una vera sorpresa. Allora, all'inizio io questo libro mi piace la copertina, ma ero un po' titubante nel comprarlo.
Poi l'ho trovato in occasione al libraccio, ho detto vabbè, lo prendo e vediamo com'è, e devo dire che mi è piaciuto. E sto parlando di The Never King di Nick and Sam Crowe. In pratica è il retelling in versione dark di Peter Pan. Questo libro lo consiglio ai maggiori di 18 anni, comunque, dai 18 anni, 17-18 anni in su. E devo dire che non vedo l'ora di leggere il secondo perché esce questo mese, la fine mese, verso fine mese, e sono molto curiosa. È edito dalla Mondadori. 9, taggo. Allora, questo è un tag libro, quindi chiunque voglia farlo, anzi no, ho due persone da taggare, che è Marianna Love Books e Cristina del Mondo di Cree, e poi, come stavo dicendo, chiunque voglia farlo. Con questo concludo il video e spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.